Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, dunque, per uno Juventino che non passa i gironi, ce n'è uno che invece li passa e va già alla fase finale. Allora, chi non passa i gironi è Mehdi Ben Attiah, che oggi ha giocato contro il Portogallo. Io devo essere sincero, sono convinto che per me il Marocco non meritasse di perdere questa partita, non meritava di uscire con 0 punti dalla partita col Portogallo. Però, insomma, quando dopo 5 minuti lasci Ronaldo da solo in area di rigore a saltare, un po' te la vai a cercare. Poi ci sono stati troppi errori da parte dei marocchini, veramente troppi, troppi errori, troppi errori sotto porta, occasioni fallite, non solo per bravura del Portogallo, ma soprattutto per errori proprio pesanti del Marocco, appunto. E quindi il Marocco a questo punto ha salutato la competizione, manca ancora una partita, ma purtroppo per Mehdi non può più farcela. A me è piaciuto come ha giocato Benatia, ha provato, è chiaro che trascinare una nazionale comunque dalla difesa e poi soprattutto di questo livello è difficile per chiunque. Difficile per chiunque, quindi io mi dispiace, però francamente credo che Marocco l'abbia buttata via nella partita con l'Iran, che ha perso per sufficienza, secondo me. Questa invece è proprio, insomma, diciamoci la verità, il Marocco ha peccato in fase realizzativa con pochi attaccanti, cioè dei attaccanti non all'altezza. Appunto, per Benatia che non passa, c'è Bentancur che passa invece il girone, supera l'Arabia Saudita a fatica, devo essere sincero, ha superato solo 1-0, rischiando verso la fine, contro una, secondo me, delle formazioni peggiori insieme a Panama del Mondiale, ecco, quindi la vittoria della Russia ieri sull'Egitto e la vittoria dell'Uruguay, tra l'altro vogliono dire eliminazione sia per l'Arabia Saudita che per l'Egitto, che ci avranno l'ultima partita, lo scontro, diciamo, tra le ultime per l'onore, mentre invece Uruguay e Russia giocheranno per decidere chi sarà prima in classifica, chi seconda. Non cambia niente in fase di qualificazione, cambia a livello di griglia poi degli ottavi, perché comunque un primo posto ti può far arrivare una seconda, un secondo posto ti fa arrivare una prima. Quindi adesso non so bene con che girone siano accoppiate, però comunque insomma è sempre meglio cercare di arrivare primi. E niente ragazzi, che devo dire? L'Uruguay ha fatto fatica. Buona prova di Bentancur. Io non sono d'accordo con quelli che dicono la Juve può permettersi di mettere Bentancur titolare, perché secondo me Bentancur deve crescere ancora tantissimo. È ancora troppo acerbo. E non è perché gioca bene con l'Arabia Saudita e con l'Egitto, allora deve essere titolare fisso. Cioè, calmi ragazzi, calmi. Cioè, ha fatto 2 buone partite ai mondiali, però. Cioè, ciò non vuol dire che deve essere titolare, anzi, ne deve mangiare di pasta ancora, secondo me, per essere titolare di un grande club. Nazionale, il livello purtroppo del mondiale, molte nazionali sono a ribasso. E lo si vede, quindi. Insomma, non credo che l'Egitto e l'Arabia Saudita siano due match, come posso dire. Faticosi che possono rendere l'idea sul valore di un giocatore o meno, ecco, come quando sento dire Golovin bisogna prenderlo perché Golovin ti farebbe fare il salto di qualità. No, aspetta, Golovin deve ancora far vedere quello che sa fare. Insomma, Golovin può essere preso per il futuro, ma non pensate che Golovin sia il giocatore da prendere fatto e finito che ti va a fare il salto di qualità. E niente ragazzi, quindi è così, l'Uruguay passa, va fuori il Marocco di Benatia, va fuori a sorpresa l'Egitto di Salah, o meglio, con sorpresa così velocemente, non me lo aspettavo la seconda giornata, 2 sconfitte per l'Egitto. E a questo punto, insomma, vediamo stasera Iran-Spagna. Non farò il video stasera per Iran-Spagna perché non faccio in tempo, lavoro chiama, poi insomma, diciamo che sarà un fine settimana lungo. È difficile, pesante, no? Quindi stasera non riesco a fare il video e quindi vediamo domani come andranno le altre nazioni che giocheranno. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao a tutti!